Ciao a tutti e bentornati sul canale. Vediamo in questo tutorial di realizzare un punto a maglia che io non so come si chiama, ho scritto punto traforato. È un punto che si vede moltissimo sul web nell'ultimo periodo, su Instagram, su Pinterest, eccetera. E quindi l'ho voluto realizzare per voi. È un punto molto semplice, però è molto carino da vedere. Si formano queste, praticamente, le catenelle, tipo le V della maglia, però molto larghe. Quindi è un punto molto adatto anche alla primavera o all'estate per farci magari una sciarpina, una cosa da mettere sulle spalle o anche un giacchino che comunque ci dia quella sensazione di proteggerti un pochino dal freddo, dal freschino serale, magari senza appesantire. Io qua l'ho fatto in lana, ma lo possiamo fare come ci piace. Possiamo fare anche delle belle sciarpe per l'inverno, perché comunque qui, anche se sono traforate, quando l'abbiamo al collo comunque tiene caldo. Quindi andiamo a vedere come si realizza questo punto. Vado a sfilare questo perché lo rifacciamo con un filato più chiaro. Allora, per realizzare questo punto, la particolarità sta nel fatto di utilizzare due ferri diversi, quindi uno più grosso e uno più sottile. Io in questo campione ho utilizzato il ferro 4,5 più piccolo e il ferro 7 più grande, quindi almeno diciamo tre misure più grande. Qua sono 2,5, però ho fatto con quello che avevo sotto mano. Lo potete fare con i ferri dritti, ovviamente io uso sempre ferri circolari e mi è anche comodo, perché così non rischio di sbagliare, perché qui ho la punta sottile, qui ho quella più grossa, e quindi vado tranquillamente lavorando i giri di andata e ritorno senza confondermi. Credo che si possa lavorare anche con dei ferri, anzi sicuramente, perché ho visto anche dei campioni, dei lavori fatti con dei fori molto più grossi, e quindi se vogliamo il foro più grande aumentiamo ancora il numero del ferro più grosso, quindi anziché 7, 8 o 10, quindi per avere delle catenelle e delle cose ancora più traforate, che è una cosa carina anche quella, soprattutto per la primavera o per l'estate. Per fare questo punto c'è il multiplo è di 2, quindi un numero pari, perché si andrà a lavorare semplicemente un dritto ritorto e un rovescio, tutto qua. Quindi numero pari più 2 maglie di vivagno. Allora prendo il mio filato, inizio a montare le maglie e mi do una mossa, perché poi mi dicono che parlo troppo nei video e si perde troppo tempo, così mi è stato fatto notare. Allora le maglie le andiamo a montare, vado a mettermi il ferro nella manica così non vi striscia sul tavolo, mi dà fastidio. Le monto le maglie sul ferro più grande, quindi le montiamo come siamo abituati. Io faccio in questo modo, io tengo il filo sopra il ferro, qua ho la mia codina, faccio questo lavoro con il pollice, vado a infilarlo qui, getto il filo come se stessi lavorando un diritto e poi faccio cadere la maglia, e così ho montato le maglie. Io le monto in questo modo perché avevo imparato da piccolo così dalla mia nonna, e continuo in questo modo, che praticamente si ottiene lo stesso effetto di quello che si chiama long tail cast on, che è quello che in cui si prende il filo in questo modo e si fa quella cosa che io non riesco a fare. Ho provato tante volte ma non ce la faccio, quindi continuo col mio metodo in questo modo. E ho ordinato il microfono, così spero che anche chi non sente bene i video possa sentirli meglio, perché dopodiché non posso fare altro, perché per esempio se io ascolto i miei video con questo telefono in cui sto registrando sento molto basso, perché deve avere dei problemi con l'altoparlante, invece con l'altro telefono lo sento benissimo, quindi è un problema del dispositivo, oppure anche dal PC. Il mio PC ha delle casse terribili e quindi non sento bene i video di YouTube di nessuno.
Quindi, però se si può venire incontro con un microfono, appena mi arriva, vedremo come se migliora. Allora, vediamo quante ne ho messe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mettiamone ancora una. E abbiamo il numero pari. Allora, io faccio il mio vivagno, come sapete. Se avete visto altri miei video, io lo passo senza lavorare e la ultima la lavoro a rovescio e poi vado a lavorare le maglie in questo modo. Non lavoro un diritto entrando da qui, in questo modo, ma lavoro il diritto ritorto, quindi lo prendo da dietro, quindi non entro normalmente così, ma entro da dietro, quindi entro da dietro e lavoro il diritto ritorto. Poi porto il filo davanti e lavoro un rovescio che mi è caduto. Di nuovo, diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, rovescio. Vedete, è davvero semplicissimo. Non è... La particolarità di questo punto viene data dal fatto che è lavorato con due numeri di ferro diverso. Non tirate troppo il filo quando andate a lavorare con il ferro più sottile, altrimenti poi quando dobbiamo rifare il giro di ritorno col ferro grosso c'è un po' difficoltoso. Eccolo qua. Quindi in questo modo vado a lavorare. L'ultimo a rovescio e poi la maglia di vivagno che io lavoro a rovescio. Il ferro di ritorno lo facciamo allo stesso modo, quindi passo la mia maglia di vivagno, mi ritrovo un diritto in questo il primo punto e lo vado a lavorare a diritto ritorto, quindi prendendolo da dietro come ho fatto nel giro di andata. Porto davanti, lavoro al rovescio. Diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, quindi vedete entro da dietro praticamente, non così, ma così. Diritto ritorto. E rovescio. Diritto ritorto. Punto anche semplice da realizzare senza stare a pensare troppo, fare troppi conti quando siamo in relax, magari la sera davanti alla TV o anche se siamo in compagnia a fare due chiacchiere, possiamo lavorare tranquillamente senza pensarci troppo perché è davvero semplicissimo. E l'effetto è davvero molto carino. Certo, per fare, non lo vedo adatto per esempio a fare un maglione da uomo, perché con questi trafori non lo vedo adatto, però possiamo realizzare diverse cose. Non è double face, sul diritto in questo modo, sul dietro abbiamo questa specie di costina, che non è brutta da vedere, tipo se facciamo una sciarpa, però non è un punto double face. Il diritto è questo. Credo che venga molto bello anche fatto in più colori, quindi magari a righe alternate di colore diverso. Vi rifaccio vedere un'ultima volta veloce, per chi magari è alle prime armi e vuole rivederlo di nuovo. Chi si stufa di guardare il video lo chiude e ci vediamo nel prossimo. Perché mi rendo conto che non tutti abbiamo la stessa pratica e quindi magari qualcuno ha bisogno di rivederlo. Quindi, passo la prima maglia senza lavorarla perché è il vivagno. Se voi siete abituati a lavorarla, c'è chi lavora tutte le maglie di vivagno sempre a diritto, come si è abituati, questo è come faccio io. Quindi la prima la lavoro, il primo il vivagno, poi diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, quindi entrando da dietro, rovescio. Diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto,
rovescio, diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, rovescio, e l'ultima il vivagno che lavoro io a rovescio, e vediamo che cominciano a formarsi le, ora non si vede perché appena perché l'ho appena fatto, bisogna fare qualche giro per vedere il risultato. Comunque il risultato è quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Ora il ritorno sempre allo stesso modo, quindi un lavoro semplice che possono fare tutti, anche i principianti, e per non fare la solita magari maglia legaccio, maglia rasata, vogliamo fare una sciarpa un po' carina, la facciamo con questo punto che cresce anche veloce avendo un ferro più grosso, e lo possiamo personalizzare come vogliamo, possiamo fare, come vi ho detto, con un ferro ancora più grosso, possiamo farlo diventare con un effetto diverso. Vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio per aver visto anche questo tutorial, spero che vi sia piaciuto. Ci vedremo in un prossimo video o un podcast o un tutorial, qualcosa di progetti. Al momento non so cosa terminerò, ho la stola, dovrebbe uscire la stola appena la finisco, e poi ci aggiorneremo. Vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao.